Benvenuti in un nuovo video mukbang. Sì, qui davanti ho tantissime cose. Oggi proveremo insieme questi panini che ho preso su All Supplement, perché si chiama il marchio panito senza glutine, vabbè, biologico, pane per burger senza glutine, fonte di fibre senza latte. Eccolo qua. Ve l'ho fatto già vedere anche nella clip che voi starete vedendo. In più ho fatto le patatine con curcuma, paprika e i due panini con hamburger di scottona e insalata. E poi ovviamente andremo ad accompagnare tutto con le salse. Per quanto riguarda i panini, all'interno della confezione ne trovate due, all'incirca 62 grammi ciascuno, quindi ci aggiriamo intorno a tutti e due ai 124 grammi. E vi dico anche i valori. Ovviamente vi ho chiesto anche di farmi delle domande e me le avete fatte ovviamente su Instagram. Io sto morendo di caldo, raga. Mamma, mi fa troppo caldo. Allora, all'incirca io ho fatto entrambi, quindi vi dico per entrambi, 72 grammi di carboidrati, 9,6 grammi di grassi, 6 grammi di proteine e 420 calorie. Ma ovviamente voi potete anche mangiarvene uno e ovviamente le calorie si dimezzano. Voglio provare questo qui che è della San Benedetto Succoso Arancia e Arancia Rossa Zero senza zuccheri aggiunti. Eccoli qui della San Benedetto. Questi qua hanno pochissime calorie. Pensate che hanno tipo per 100 ml 16 calorie. Quindi per dirvi, oh, mi ragazzo, sto morendo di sete. Così togliamo anche il succo dal tavolo, altrimenti qua veramente io scompaio. E poi ovviamente anche le salse sia maionese che, da come potete notare, è quasi finita, che ketchup, le ho prese su All Supplement. Come sempre su All Supplement avete il mio codice sconto che è Giulia010. Iniziamo a mangiare perché altrimenti qua. Buonissimo. Allora, vi metto anche il cronometro perché sapete che ha seguito l'ultimo mukbang, che qui a mezz'ora si scarica la clip, la ripresa e poi la devo rimettere. Allora, vi ho chiesto di farmi le domande e mi avete fatto un bel po' di domande. Assaggiamo prima il pane, comunque è bello morbido. Allora, raga, il pane è super leggero, morbido. Si vede, raga, che è senza glutine, ma nel senso non negativo, nel senso buono che è leggerissimo. È molto buono. Allora, Agnese, un bacione. Che indirizzo scolastico frequenti e cosa farei dopo? Un bacio anche a te. Allora, io frequento un professionale con indirizzo commerciale. Allora, per quanto riguarda dopo, cercherò di trovare un lavoro. Dico cercherò perché si sa la situazione in cui viviamo, non è semplice trovare lavoro, quindi per poi pagarmi l'accademia per personal trainer, eccetera. Che poi ovviamente voglio crearmi anche qualcosa di mio che poi vi aggiornerò ovviamente. Io già annuisco. Allora, Gaia, un bacione. Giulia, ciao Giulia, come stai in questo periodo? Ho sentito che questo esame di stato è un casino. Allora, raga, sì, adesso che si sa come si svolgerà, che poi, raga, hanno cambiato veramente
decreti su decreti, che come mi ha seguito sa, è un casino. Un periodo in cui mi sto concentrando molto su questo esame, perché come ho già ripetuto nel vecchio MacBank, voglio dare il meglio di me stessa. So che posso aspirare ad un bellissimo voto e sinceramente me lo vado a prendere, me lo vado a guadagnare studiando e ascoltando comunque quello che mi dicono i professori. È difficile perché comunque si inceppa la linea mentre facciamo le video lezioni, è veramente un grandissimo caos. Però posso dire che non ho l'ansia, cioè nel senso sì, un po' di preoccupazione c'è, però non vedo l'ora che finisce, che passa, che mi va, che mi siedo lì e do il meglio di me stessa e spero che tutte voi darete comunque il meglio di voi stessi e pensate a concentrarvi solo su questo, perché è vero, l'andamento non si sa ancora se cambierà, però ragazzi, il mio consiglio è fatevi un vostro già percorso, così bene o male avete già un piano B all'esame. Almeno non fate scena muta. Just, vabbè, ti mando Manu, vai in su, sì, ti mando un bacino anche a te. Ti spaventa tornare in palestra per il contagio? Ci tornerai subito? PS, un abbraccio anche a te. Mangio e ti rispondo subito. È un argomento che voglio toccare proprio perché ci avviciniamo. Allora, a me non è che spaventa. Allora, a parte che ci stiamo avvicinando, qua voglio proprio stare libera e parlare. Ci stiamo avvicinando a questo fatidico giorno del 25 maggio, dove ci sarà la riapertura delle palestre. Ho letto un po' nella mia zona alcune palestre che aprono il regolamento. Allora, raga, io, ma non solo io ho appena letto quello che bisogna fare, ovviamente tutte le precauzioni che bisogna prendere, mi sono sentita intrappolata, ma vi spiego anche perché, e poi vi spiego anche io cosa farò e come mi comporto. Allora, tutto quello come ci sta scritto nel regolamento, quindi io non sto inventando niente, ma mi sono informata, ho letto. Allora, praticamente non è obbligatorio allenarsi con la mascherina. E su questo cioè, ragazzi, ci sta perché altrimenti non prendiamo il Covid, ma moriamo di infarto. E questo no, per carità. Ovviamente ci sono i guanti, i classici guantini che uno utilizza per la palestra, se io mi tocco i calli, ok? Della palestra. Ci stanno i guantini, però ovviamente io ho i guantini, le dita scoperte. Solo che devo acquistare, se vogliamo stare comunque in sicurezza, i guanti comunque quelli là lunghi, che facimmi fungio praticamente. In piena estate, chi si allena già sudiamo di noi, quindi ok. So che il sudore Non, cioè, con il sudore non si contagia, ovviamente bisogna stare comunque attenti a mantenere due, anche se non di più, anche la distanza tra una persona e l'altra. Ovviamente le persone più grandi, le palestre più grandi, che ne so, se prima ne ospitavano 100, ne ospitano 50. Diciamo un numero piccolino, 30, 20, ma una palestra grande 20 persone. Sto proprio buttando un numero piccolo che comunque sappiamo che già 20-30 persone, anche se la palestra è grande, non è che ci sono 20 macchinari per ognuno di noi o 20 pesi per ognuno di noi, tipo tante serie da 2, cioè tanti pesi da 2. Quindi bene o male ti devi anche un po' arrangiare, perché se prima andavi vicino a uno a dire oh scusami, ci possiamo alternare, oggi non lo puoi fare ovviamente, perché la persona deve di nuovo, vengo al dunque ovviamente, dice giù, c'è già buffato, quindi beh, dunque sì, scusatemi. La persona, ogni cosa che prende, finisce e deve disinfettare. Cioè, raga, così sta scritto. Se ipotizziamo, abbiamo, sto proprio esagerando, un'ora e mezza, ognuno di noi ci prenotiamo, un'ora e mezza. Allora, io devo pensare che tra, ad esempio, no, faccio una serie con 8 kg. Vado a provare, mi serve il 6, aspetta, disinfetta prima l'8, ovviamente,
alzo le mani, è giusto, è una cosa giustissima da fare, non mi sto lamentando assolutamente. Vi sto spiegando come la vedo io. Ovviamente va disinfettato, lo posi, ti prendi il 6. Ma se il 6 non lo trovi, ce l'ha quell'altro, che va a dire, ti muovi, mi serve? No. Quindi te ne devi passare un altro esercizio. E l'ora e mezza si sa che in palestra vola. Poi che ne so, qualsiasi cosa, raga, che voi toccate in palestra, che prendete anche un semplice disco, va disinfettato. Prendete la molla, dopo che l'avete presa, la dovete disinfettare. E se voi avete disinfettato e l'altra persona non ha disinfettato? Cioè, io non ho paura in sé di prendere il contagio per me, ma per contagiare, ma di contagiare anche le altre persone, perché comunque, raga, è un luogo chiuso. Cioè, ok, si può prendere anche per strada, ma io per strada, se vedo un assembramento, io non ci vado. Cioè, non so se rendo il concetto, io non ci vado. Cioè, pure mentre stai allenando, può capitare che devi passare da una parte all'altra, stanno due persone anche distanti, e tu devi... Cioè, ragazzi, sinceramente è troppo uno stress. Io ho un'ora, ho un'ora e mezza per allenarmi. Sinceramente, devo pensare alla mia salute. Devo pensare di non prendere niente. E devo pensare di non toccarmi. E devo pensare di se faccio uno starnuto, chissà cosa pensare, chissà che tengo. E cioè, ragazzi, di tutto. Prendo un peso, lo devo disinfettare. Cioè, potete capire che io vado in palestra per disinfettarmi le cose. Devo fare comunque attenzione. Cioè. Quello che voglio far capire, che voglio spiegare bene, forse mi sono dilungata anche abbastanza, ma ci tenevo tanto, è che io perdo comunque il mio allenamento, e seppure ovviamente non posso andare tutti i giorni perché devo dare spazio anche alle altre persone, e tipo mi dice no, guarda, tutti i giorni un po' bene, massimo 2 o 3 volte, 3 volte a settimana, che è giusto che sia, perché io devo lasciare spazio anche alle altre persone. Che la giornata è 24 ore, ma non è che sta aperta 24 ore su 24 una palestra, ovviamente anche sui orari, cioè la persona che la gestisce, i personal trainer all'interno sono anche loro esseri umani. Quindi ovviamente io vi dico anche quello che ho pensato di fare, per il momento io non ci andrò, penso che si è capito, non ci andrò per il semplice motivo che, a parte la mia palestra, non so se aprirà, perché a me è molto piccola. Quindi non lo so, io comunque avevo già l'abbonamento, no, a parte che avevo rinnovato 2 giorni prima, ma vabbè, non è più questo il problema di aver perso i soldi, più che altro a me mo, è l'ultima cosa proprio che penso. Però comunque se vado nella mia palestra, tipo già devo pagare solo tipo se voglio farmi un mese, solo mensilmente, e poi l'abbonamento già ce l'ho, ma io che già volevo tipo cambiare, andare in un'altra già più grande, che tra virgolette è anche un pochino più sicura, ma proprio grossolanamente, devo pagarmi comunque, come si dice, no, sì, diciamo l'iscrizione, ma in più non mi conviene pagare mensilmente, ma farmi un abbonamento, specialmente se mettono un'offerta. E io comunque, parlando di un prezzo povero, che non è povero, vado a pagare sui 250-200 euro di abbonamento, se non pure qualcosa in più. E se tipo, sciolla, succede un'altra volta e richiudono di nuovo. Io spero di no, veramente, perché raga, qua veramente altrimenti no. Ma non per la palestra, è proprio per l'economia in sé. Io come faccio? Mi ritrovo a rifare un'altra spesa, a spendere il doppio dei soldi. Ovviamente, raga, questo è un mio modesto parere. Io, a me farebbe tantissimo piacere andare di nuovo in palestra, dare anche un supporto a questi imprenditori, cioè. Tu dici, ah, ti supporti tu, però supportiamo tutti ed è anche bello, visto che comunque, grazie a loro. Abbiamo comunque anche la possibilità di allenarci. Quindi, ragazzi, sinceramente vi dico anche io, sì, forse ho preso tutto il video per parlare di questa cosa, ma ci tenevo tantissimo, perché è una domanda che mi avete fatto in tantissimi, veramente. E quindi ragazzi, io vi dico anche quello che io ho pensato di fare. Mo mangio questo e ve lo dico. Quindi, raga, vi dico io cosa ho pensato di fare. Allora, praticamente tu dici, wow, perché non hai fatto prima questo investimento? È vero, però, raga, prima di fare un investimento si ha sempre un po' la paura.
Nel senso, cioè perché, vi dico, vi spiego anche perché. Perché uno pensa sempre, vabbè, forse si aggiusta, si spera sempre in positivo. Ovviamente, data la situazione, però, raga, potete capirmi che su Decathlon io a stento sono riuscita a prendere i pesetti, cioè proprio il kit completo da 40 euro. Allora, io farò questo mini, diciamo, mini investimento per il semplice motivo perché, a parte che io non mi sognerei mai e poi mai di mettere una home gym in un secondo piano di casa in un appartamento. Quindi io capisco anche chi dice no, io vado e si sta, comunque precauzione raga, vi raccomando, perché io in casa non riesco, non posso, c'è sta raga chi vive in un palazzo, in un condominio, cioè non si può permettere di sbattere i pesi a terra e cioè assolutamente no, io vi capisco tantissimo. E poi, ragazzi, avrei anche paura di distruggere qualcosa e portare a recare altri danni alla mia famiglia. Quindi, io cosa ho deciso di fare? Visto che ho giù un garage immenso, veramente immenso, ho già adottato un po' il mio angolino e quindi ho deciso di fare così. Ovviamente, vi mostrerò tutto e avere proprio una mini home gym a casa. Non lo so, ragazzi, io boh, secondo me sarò sempre là. Secondo me mi trasferisco proprio in garage, lettino, pesi, apposta, anzi sulla panca. Quindi ci sto. Ma ripeto, questo perché io non tanto ho la possibilità economica, perché assolutamente no, ma proprio perché ho lo spazio, ho un posto libero che pure se mi cade un disco a terra, per esempio, sciolla, si scheggia un po' la mattonella, non fa niente perché è in un garage, cioè non è che devo ospitare qualcuno, sì, mi piangerà il cuore se succederà, infatti metterò i tappetini, però sto più tranquilla. È perché io ho questa cosa di avere un garage, quindi assolutamente ognuno è libero di fare ciò che vuole. Non so quando io ritornerò in palestra, ma per il momento mi voglio vivere questa vita, mi voglio vivere questo presente. E quindi se posso fare questo investimento, e poi raga, parliamoci chiaro, ma arriva pure l'estate, fa caldo, ma allora raga, in quel garage si sta una freschezza, mamma mia. E quindi è anche bello, così anche da avere un po' di compagnia, mia sorella già l'ha detto. Io mi metto giù sul tapirulan mentre tu ti alleni. Siamo gli opposti, quindi è anche bello secondo me. Quindi sarà una bella cosa. Io ovviamente vi aggiornerò, ovviamente vi farò vedere tutto e niente. Fatemi sapere voi cosa fate. Voglio, ma sono curiosa, ma no, per giudicarvi, lo sapete che io non giudico. Ma giusto così per curiosità, per sapere voi come la pensate, come vivete questa cosa. Sono curiosa, tutto qua. Come voi siete, io sono anche io curiosa. Una ragazza mi chiede, Checca, succede anche a te io, che quando bevi il bolero ti rimane il gusto dolce per tutta la giornata? Non capisco se sono io il problema o se effettivamente sono eccessivamente dolci. Allora, Checca, ti mando un bacione, mi stavo dimenticando. Ovviamente, allora, io tipo di là ho il bolero arancia rossa, e allora, io a parte che non ne uso molto, infatti mo ne sto usando da tantissimo tempo, perché mi metto a fare i compiti con mia sorella, studio dove sta lei, allora ci facciamo la nostra bella borraccia da 2 litri e ce la dividiamo con i bicchieri. E sinceramente io adesso ho il gusto arancia rosso, e sì, arancia rossa, e sì, quando la bevo, specialmente se è calda l'acqua, cioè a temperatura ambiente, può succedere che ti rimane un po' la bocca, tipo a me, specialmente proprio la gola, proprio che sento ancora quel retrogusto, però dopo un po', no, raga, quando mangio e tutto, poi ovviamente sparisce, ma quando lo bevo là per là, sì, mi rimane quella bocca dolce, oppure proprio di arancia rossa, perché, ragazzi, proprio il bolero che so così, ma tu, Marche, va proprio a mettere in questo periodo un po' l'acqua nel frigo, oppure a dimezzare la dose del bolero. Allora, Elettra, un bacione. E mi hai deciso, come mai hai deciso di non farti seguire da un nutrizionista? Un bacio. Mangio e ti rispondo.
Non so se ti ho mandato un bacio anche a te, comunque un bacio anche a te. Allora, sinceramente, nutrizionista proprio no, non ci penso proprio e vi dico anche perché. Io sono sempre stata seguita da un nutrizionista, il mio padre e mia madre andavano a fare la dieta, andavo anche io con loro e mi facevo seguire anche io. Allora, raga, praticamente, allora, io ho fatto davvero tantissime diete, proprio per perdere peso, però mi ricordo che mi davano i giorni fissi, cioè, lunedì Tavagna Grill, martedì quello, mercoledì quello, cioè, raga, dopo un po' la fai per una settimana. La fai per due, ovviamente i nutrizionisti, almeno della mia zona, non ti danno i macros, ma ti danno la dieta proprio scritta che te la devi seguire proprio così come sta, senza alternative. E io, ragazzi, quelle diete rigide, io ce la facevo, perdevo peso, ma poi dopo riprendevo sempre, sempre tutto da capo. Non, raga, non riuscivo proprio, ve lo giuro, non ce la facevo. Riprendevo di nuovo tutti i chili, stavo stressata, nervosa, no. E quindi perciò non ho mai pensato di farmi seguire da un nutrizionista. Volevo pure farmi seguire da un coach, ma non trovavo mai qualcuno proprio che mi prendesse proprio al 100%. Poi non lo so, questa cosa online, vorrei proprio una persona fisica. Vorrei trovare proprio una persona fisica. Ho cercato un po', ho visto un po', e quindi sto facendo alcuni pensieri, alcuni calcoli, alcune cose che quando ritornerò in palestra. Sicuramente, se tutto va bene, mi farò seguire o se proprio farò io corsi e mi seguirò da sola. Non lo so, vediamo un po' come si evolverà la cosa. Perciò, in questo momento, perché poi quando ti fai seguire da qualcuno ed è bravo, ti affezioni anche, poi è anche un brutto, non lo so, non so, veramente vi direi una stupidaggine. Però vi dico anche perché non mi faccio seguire più da un nutrizionista, perché già so che secondo me vado proprio KO. Allora, quindi questo è un po' il mio pensiero perché è proprio dal mio vissuto. Poi non riesco a pronunciare il nome, ma un bacio anche a te. Sei seguita da un coach, ti sei mai fatta seguire da un coach? Vabbè, questo già l'ho detto, comunque no, penso si è capito. Chiara, un bacione. A che età ti sei avvicinata al mondo del fit e perché? Mangio la carta, quindi qua non ce ne andiamo più. Allora, mi sono avvicinata, mi sono avvicinata proprio a questo mondo del fitto, fine mese, cioè proprio fine novembre, inizio dicembre del 2017 fino ad oggi. Quindi per dirvi ero anche un po' più piccola. Da fine dicembre a giugno, fine dicembre 2017 a giugno 2018, io seguivo i trend, nel senso, non so, penso che molti di voi, cioè, è normale, chi alle prime armi fa sempre questi sbagli. Cerca di seguire un po' un'altra persona, che non cito, un'altra persona per poi rovinarti. Io ho iniziato veramente da gennaio, c'è pure un'altra domanda, perciò ne sto parlando così mal che va. C'è perché mo sto parlando, quindi vi dico come mi sono avvicinata al mondo del fitto. Mi sono avvicinata all'inizio avendo un rapporto completamente, completamente malsano con il mondo del fitness, con il cibo. Io da gennaio 2018 fino a giugno 2018 mi allenavo a casa. Non andavo in palestra e ho iniziato il mio percorso fit che ero 63. Chili? Sì, 63 kg. Fino ad arrivare da giugno, da gennaio, scusate, fino a giugno ad un 50-51 kg. Cioè, raga, io mi facevo proprio pena. Cioè, io avevo delle gambe, perché poi si sa, no? Ti focalizzi sulle gambe, sui tuoi punti un po' più così, o sull'addome, sulle gambe. Cioè, raga, avevo delle gambe magrissime, invece del culetto avevo una dei glutei, avevo una sottiletta. Le spalle qui avevo tutte le ossa che si vedevano, cioè, raga, potevate fare così, ve le contavate, si vedevano
Le costole no, ma avevo, devo dire la verità, l'unica cosa che avevo bella era l'addome, perché veramente, raga, mangiavo a 100.000 calorie al giorno, proprio per me 1.000 calorie erano assai, ma pensate che io ne bruciavo altrettante, 600, 700, oscillavo un po' nei giorni, comunque se nei giorni iniziavo, introducevo 800 calorie era assai, perché negli altri giorni mangiavo 1.000 ma ne bruciavo 600 o 500, facevo veramente... Arrivavo sempre alla media giornaliera dei 20.000 passi al giorno. Io dico, guai, che so 20.000 passi? Raga, ma se mangiate tanto, ma se mangiate poco, sungo e sungo. Facendo comunque 20.000 passi, non un giorno, ma costantemente, diventa pure un problema proprio non solo fisico, ma anche mentale. E così, raga, io ho fatto veramente un danno a me stessa e alla mia persona. Perciò, quando le persone mi dicono sei grassa, non sei muscolosa, non sei fit, a me non me ne frega un emerito bippo, perché sono io quello che ho trascorso con me stessa e quindi le persone possono solo giudicare. E forse giudicano, ma non perché sono io, ma proprio le persone che giudicano in generale perché sono invidiosi dell'altra persona, non che sono invidiosi di me perché a me non me lo fotta, ma sono proprio in generale proprio invidiosi. Perché non ti vengono mai a dire, oppure sì, perché ci sono veramente le persone che te lo dicono col cuore, io lo so, io sgamo sempre tutti, che ci sono veramente, veramente posso dire, su 7.000 persone che mi seguono qui su YouTube, siamo quasi a 7.000 che io vi ringrazio, il 98% delle persone, oppure il 95%, che mi vogliono veramente bene e se mi dicono qualcosa lo dicono per il mio bene e mi fanno, se mi devono fare una critica, me la fanno costruttiva, che io vi ringrazio quando fate queste cose perché io apprendo tantissimo da voi, ma quell'altro 5% siete proprio l'ultima fetta della torta, non siete manco la ciliegina, non siete niente, siete proprio lo scarto proprio siete, perché ovviamente non è che ti levano il seguito perché devono vedere, devono curiosare, devono fare. Ma a me, raga, da qua mi entra e da là mi esce. Perché quando capite tante cose della vostra vita, perciò quando voi mi dite come fai ad amarti, come fai? Perché, raga, dopo tante esperienze, dopo il mio percorso, come chiunque persona abbia fatto un percorso simile al mio o che ha avuto dei grandi disturbi, io mi reputo fortunata ad non aver avuto tanti disturbi alimentari. E mi rendo anche, io devo ringraziare anche la perdita del ciclo, sì, io la ringrazio, ma lo sapete perché? Perché quello è stato proprio il mio campanello d'allarme, è stata la cosa che più mi ha fatto riflettere. Quindi imparate sempre dai vostri percorsi, portateli sempre con voi, perché quella persona non è che la distruggete, sta sempre con voi. Quindi, ragazzi, scusatemi se mi sono focalizzata principalmente su queste due cose, ma sono proprio i punti cardine di tutte le domande. Quindi, è l'unica soluzione. Quindi, io poi, quando mi toccano queste cose, che io proprio devo dire la mia, non ce la faccio. Ma hai voluto un animale domestico? No, raga. Dei cani, gatti, qualsiasi animale in casa mia? No, mamma non vuole. Avuto un cane. In tutta la mia vita l'ho trovato, cioè lui è venuto da noi, l'ho trovato a febbraio ed è morto a febbraio, cioè no, dello stesso anno, cioè no, dello stesso anno, ma dopo un anno è morto ed era bellissimo, era un beagle, bello, bello, bello. Era un incrocio, mamma mia, raga, era proprio bello. Purtroppo.
Quanto pesavi prima? Comunque, ragazzi, io non vi sto salutando. Comunque, un bacione a tutte quelle che sto leggendo. Quanto pesavi prima del tuo cambiamento rispetto ad ora? È stato difficile stravolgere la tua vita. Se mi è capitato di vederti gonfio o di non piacerti davanti allo specchio? Sì, raga, specialmente i primi periodi, perché comunque io prima pesavo 52 e sono arrivata oggi a un 66, se non sbaglio, sì, io. Però comunque dopo 2 anni, sì. E mi vedevo gonfia, però non tanto. Però sapevo che quel gonfiore mi faceva bene perché dovevo prendere peso, raga. E quando ho acquisito un po' di peso, vabbè, dopo una cura, raga, avrei avuto di nuovo il ciclo. E questa è stata una delle soddisfazioni più belle. Perciò io punto prima sulla salute e poi sul corpo. Io punto più sulla mia salute che un addominale scolpito, un addome scolpito. Sinceramente non mi interessa, preferisco avere il gonfiore, ma non devo, sinceramente mi devo piacere io, non devo piacere a nessuno. Io così la penso. Perché sinceramente la rinicità più bella l'ho presa con me stessa, quindi non mi interessa più di tanto. Ok, che come mi è uscito? Maionese e crepe. Che sta succedendo? Che hai combinato? No, ragazzi, spero che si sia vista. Cioè, è assurdo. Cioè, comunque, anche questo ketchup è buonissimo, raga. Questo marchio è la fine del mondo. Ormai chi mi segue lo sa, il mio odio per le salse zero. Non me ne piacciono mai nessuna, raga. Ma queste, mamma mia, il ketchup pure è la fine del mondo. Troppo buone. Buone. Cioè, raga, io per finire una maionese, cioè, parliamone, io che finisco una salsa, cioè, io che finisco una salsa zero, mai, non si è mai vista sta cosa. Solo il ketchup di Prodis, che era buono, ma in confronto a questo è proprio zero, perché questo è proprio, sa proprio di pomodoro. Sinceramente, raga, la qualità e la bontà si paga. Io sinceramente, come vi dico sempre, preferisco spendere, se tanto, ma poi io ovviamente non tanto la maionese, ma il ketchup tradizionale a bordo, specialmente pure prima, con il tonno sulle gallette, così una spruzzatina, mi piaceva tantissimo e lo usavo proprio tranquillamente, senza problemi. Potete usarlo il ketchup tranquillamente, raga, non è che vi fine la confezione, ma stessa cosa pure un po' di maionese, non è che vi fa male, però ci sta che dice no, io non voglio, tipo chissà, tipo un regime stretto, non voglio sprecare le mie calorie inutilmente. Ma spendere, consumare 100 calorie per esempio tra ketchup e maionese complessivo, io sinceramente preferisco prendermi questi prodotti zero. Non le uso sempre, io vi capisco, io infatti non le provo, non le prendo da una vita, saranno mesi, perché io proprio non le utilizzo proprio nel mio quotidiano. Buono. Ragazzi, sinceramente, io ve le straconsiglio, è vero, costano 7 euro, ma ve lo giuro che ne vale la pena. A spendere 3 euro, io la penso così, no? A spendere 3 euro per una salsa zero e poi la devo buttare, oppure mi piange il cuore, non la butto, la tengo in frigo, occupo spazio, non so che non me la mangerò mai, alla fine so la fine che fa. A questo punto ne spendo qualcuna in più, ma so che la consumo. No, raga, comunque è troppo buono. Il ketchup, ma pure la maionese. Si può vedere. È finita. Voglio rispondere all'ultima domanda e poi le altre rispondiamo in un altro video. Alimentazione, non ho già capito. Alimentazione, sei bellissima. Che significa alimentazione? Cioè, qual è la mia alimentazione? Dieta flessibile. Ultima domanda: qual è il tuo punto forte e di debolezza? Un bacione, amore. Mamma mia, quanto sei dolce! Io e lei ci sentiamo sempre. Elena, un bacione, Elena.
Nelle ILA ci sentiamo sempre, specialmente noi siamo due patite per burri, creme, lei è una pazza veramente proprio, in senso buono, lei le creme impazzisce peggio di me. Qual è il tuo punto di forza e di debolezza? Allora, il mio punto fo di forza forse è che il mio punto fo di forza. Che forse cerco di fregarmene, cioè non lo so se forse è un punto di forza, però cerco di non dar tanto peso alle cose. Però sono una persona che se mi fai una cosa, e forse diciamola anche un punto di forza, riesco a mantenere il pugno fermo. Di debolezza è la mia famiglia, toccatemi la mia famiglia, le mie sorelle. Ma non solo voi, ma proprio in generale, anche nella vita, e mamma mia, raga, diventa una bestia in tutti i sensi. Sono super protettiva, super. Ma questo anche con tipo, quando mi criticano a me e voi rispondete sotto e quella persona vi attacca, vi tipo, e togli da me a criticare a me, inizia con voi, mamma mia, raga, e penso che qualcuno l'ha vista sta cosa, io vado con frevo, cioè a me non me ne frega, per me potete dire quello che volete, ma le persone che cercano comunque di far capire all'altra persona, guarda, ma che stai dicendo, e prendono comunque anche le mie, prendono anche la mia difesa, e quell'altra persona le attacca, io vedo nero, vedo nero, vedo nero, ma così con la mia famiglia, così con le persone che voglio bene, io divento una bestia, perciò raga, no, veramente. Qualcuno che mi conosce lo sa, io veramente non guardo in faccia a nessuno, quando è così non guardo in faccia a nessuno. Sono molto protettiva, molto. Forse il mio punto forte è anche riuscire a restare calma nelle situazioni. Poi dipende, quando sclero non conto più, altro che contare fino a 10, a stand arrivo a fare 0, 0, 1. Ok, questa è l'ultima domanda perché tra poco si spegne. Io ho il cronometro ormai. Quindi ragazzi, ci tenevo, scusatemi se non vi ho risposto, ma tranquilli che i mukbang qui sul canale non mancheranno. Ho tantissime altre cose da provare in cui non vi chiederò di farmi le domande, ma prenderò stesso queste qua, perché ce ne sono tantissime. Ma ci tenevo a chiarire anche un paio di cose. Ultima patatina. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!